Ci troviamo nella cattedrale di Sant'Eusebio in Vercelli, la chiesa madre del Piemonte del IV secolo. In questo luogo, dal 1582 al 1585, Orfeo Vecchi occupò il posto di maestro di cappella. Lui, milanese di nascita, ma formatosi nel Collegio degli Innocenti, annesso a questa cattedrale, torna in questo luogo con questo incarico prestigioso. Dal 1587 la sua vita si trasferisce a Milano con l'incarico di maestro di cappella nella prestigiosa chiesa di Santa Maria della Scala, la chiesa del potere ducale. E nel 1598 dà alle stampe il terzo libro dei mottetti a sei voci. Un'opera sontuosa, solenne e intima nello stesso tempo, capace di toccare tutte le corde dell'autentica musica per la liturgia. Orfeo Vecchi, uomo davvero ispirato, seppe incarnare più e meglio di altri gli ideali dell'autentica musica borromaica. Quest'opera viene qui presentata a cura dei solisti e dei cantori della Cappella Musicale Eusebiana in prima incisione mondiale.